Sindaco, lei ha ricevuto questo incarico nel maggio del 2014, raccogliendo un'eredità importante, quella del suo predecessore, l'ingegner Vincenzo Barrea. Tante cose avete fatto per Borgaro e tante, molto probabilmente, vorreste ancora farne. Qual è il bilancio di questi primi 5 anni di suo mandato? Io credo che sia un bilancio estremamente positivo. Non era facile iniziare un mandato e portarlo avanti nella tradizione che ci ha preceduto, quindi la tradizione del buon governo e della buona amministrazione rappresentata dall'amministrazione Barrea. Lui è stato un grande sindaco e non è stato facile raccogliere quell'eredità. Io credo che ce l'abbiamo fatta, ce l'ho fatta personalmente, ma soprattutto ce l'abbiamo fatta come gruppo. E oggi ci possiamo presentare dopo 5 anni all'elettorato e ai cittadini a testa alta, raccontando le cose che sono state fatte e soprattutto orgogliosi di quello che è sotto gli occhi di tutti, cioè tutte le varie cose che sono state realizzate nella nostra Borgaro. Quali sono i passi salienti di questo suo mandato? Ma noi avevamo detto 5 anni fa ai cittadini che chiedevamo la fiducia non tanto sulle grandi opere, sulle grandi questioni. Sapevamo che la crisi economica non ci avrebbe permesso di puntare sulle grandi opere, ma abbiamo chiesto la fiducia degli elettori sulle piccole cose. Abbiamo detto che avremmo pensato alla nostra città, ci saremmo presi cura della nostra città, pensando proprio al decoro, alle vie, alle strade, agli edifici comunali. E credo che questo l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto tante piccole cose in tante zone della città, rimettendo a posto alcune strutture che avevano bisogno di una ristrutturazione o creando da zero delle nuove strutture. Si pensi all'orologio di Piazza Europa piuttosto che alla ristrutturazione del Palazzo Civico, al restyling della Fontana di Via Italia. Abbiamo fatto diverse cose che hanno permesso di ridare lustro alla nostra bella città. In questi 5 anni avete creato anche tante cose per i giovani. Sì, io credo che questo sia, come dire, l'elemento che ha caratterizzato questi 5 anni di mandato. Abbiamo fatto veramente tanto, credo, per una città come la nostra, che non è una grande città ma è una piccola cittadina, investendo proprio su strutture sportive a beneficio dei tanti ragazzi che ci sono sul territorio. I campetti da calcio di Via Italia credo che siano uno dei fiori all'occhiello di questo mandato, ma ci sono altri investimenti, altri interventi che abbiamo fatto, si pensi ai campi da basket in via Vittime di Bologna o al Parco Don Banche, l'altro campo che abbiamo sistemato sempre al Parco Don Banche, il restyling del campo da tennis. Nel giro di qualche settimana partiranno i lavori per la realizzazione del nuovo campo da volley in Via Italia a fianco ai campi da calcio. Quindi abbiamo pensato veramente allo sport come elemento di aggregazione, elemento di benessere e di stare insieme per i nostri ragazzi. Erano tanti anni che i ragazzi lo chiedevano e devo dire la più grande soddisfazione che può avere un sindaco è quella di passare in Via Italia e vedere quei campi che a qualsiasi ora del giorno sono sempre pieni di ragazzi che vanno lì per giocare, divertirsi e stare insieme. Tanto è stato fatto in questi 5 anni anche nell'ambito della sicurezza di Borgaro. Sì, sappiamo benissimo, chi amministra lo sa benissimo, che la sicurezza è uno dei punti fondamentali del buon governo e della buona amministrazione, una delle richieste principali che fanno i cittadini. Noi abbiamo deciso di investire proprio in questo settore e lo abbiamo fatto in modo mirato e razionale. Abbiamo dapprima inserito le telecamere all'ingresso della città, che sono un esempio, diciamo, unico nella nostra zona di controllo del territorio con i varchi, che registrano appunto le targhe dei veicoli che entrano e escono. E subito dopo abbiamo provveduto a un restyling totale del sistema di videosorveglianza. Oggi possiamo dire con orgoglio che il progetto Città Sicura è un progetto unico nella città metropolitana di Torino, sta dando i suoi frutti. Abbiamo parlato più volte con l'opinione pubblica e con i giornali spiegando quelli che sono stati i frutti dati dal sistema Città Sicura e abbiamo fatto un'operazione che è sia di prevenzione che anche di repressione della piccola criminalità. La piccola criminalità purtroppo non si cancella, è inutile dire ai cittadini che abbiamo un sistema a microcriminalità zero, però
però sicuramente abbiamo dato un impulso fondamentale e importante a quella che è l'attività delle forze dell'ordine, vigili e carabinieri in testa. Lo abbiamo fatto investendo parecchie risorse, ma siamo contenti del risultato che abbiamo ottenuto. Non abbassiamo la guardia, perché il nostro obiettivo è quello di continuare a implementare il sistema di videosorveglianza, e lo faremo sicuramente negli anni a venire. In questi 5 anni avete dovuto affrontare anche un po' il problema di Mappano. Mappano è diventato comune, si è staccato dalla parte di Borgaro. Gestire questo passaggio non è stato facile per voi e anche per la comunità di Borgaro. Ma guardi, il discorso di Mappano, probabilmente i tempi erano maturi perché Mappano diventasse comune autonomo. Questo, dal punto di vista del principio e dal punto di vista politico, è un dato di fatto. Il problema è come Mappano è diventato comune. Purtroppo una legge, secondo me, scritta male e applicata ancora peggio, ha fatto sì che Mappano diventasse comune da un giorno all'altro, senza nessun periodo, senza nessuna preparazione. Quindi ci siamo trovati sia i comuni cedenti che la nuova municipalità di fatto impreparati, completamente impreparati a gestire questa nuova realtà, che ovviamente è una realtà unica in Italia e anche nella storia repubblicana. La morale di questa storia è che oggi Mappano fa davvero fatica, a distanza di 2 anni dalle elezioni, a decollare, e le municipalità si sono trovate con risorse economiche in meno, ma soprattutto con personale in meno e con la difficoltà di dover interpretare una legge che nei fatti poi è di difficile interpretazione. Io credo che il fatto della Costituzione del Comune di Mappano è un fatto storico, e come tutti i fatti storici ci vorranno forse tanti anni per poterlo metabolizzare. Sicuramente la partenza non è stata delle migliori. È un problema che riguarda più i cittadini di Mappano, onestamente, perché i comuni a distanza di 2 anni si sono organizzati, quindi noi come Borgaro abbiamo trovato un nostro equilibrio. È chiaro che questo ha limitato in parte la nostra attività e la nostra azione. In questi 5 anni avete anche conferito alla Pro Loco di Borgaro pieni poteri per l'organizzazione delle feste. E il fatto è migliorato, infatti anche nell'ultimo carnevale si è visto comunque un miglioramento rispetto agli anni precedenti. Quante sono importanti le associazioni del territorio? Ma sì, sicuramente, ecco, lei ha fatto cenno alla Pro Loco, ma in realtà tutte le associazioni di Borgaro, come abbiamo sempre detto e come diremo sempre, costituiscono un patrimonio per la città, un patrimonio in termini di aggregazione, di organizzazione di attività ed eventi. E quindi questa amministrazione è sempre stata vicina a tutte le associazioni, sia le culturali che le associazioni sportive, le associazioni regionali, cercando sempre di essere al loro fianco per poter far sì che si organizzassero delle cose nella città. L'organizzazione degli eventi ovviamente vuol dire che la gente si ritrova nelle piazze, nelle strade, si incontra, e questo per noi è un valore molto molto positivo per la comunità. In particolar modo si faceva riferimento alla Pro Loco. Sono orgoglioso di poter dire che il 31 marzo si svolgerà la seconda edizione del Carnevale di Borgaro, quindi siamo tornati credo alla grande con l'organizzazione del Carnevale grazie alla Pro Loco. Di nuovo ci sarà la sfilata dei carri e di nuovo ci sarà una domenica di festa per le famiglie e per i tanti bambini che aspettano questa festa con ansia e impazienza. In apertura abbiamo menzionato l'ingegner Vincenzo Barrea, una persona molto importante per lei e anche per l'amministrazione borgarese. Lei si è trovato ad affrontare la sua scomparsa con tutto quello che ne è derivato in quei giorni. Quanto gli manca Vincenzo in questo momento? Ma guardi, onestamente ancora non ho realizzato appieno la scomparsa di Vincenzo, nel senso che sono sempre lì che aspetto una sua telefonata, che purtroppo, ahimè, so che non arriverà mai. Vincenzo è stata una persona straordinaria dal punto di vista umano e personale. Per me è stato un fratello e mi è stato vicino, devo dire, in tutti i momenti in cui c'era la necessità o il bisogno, ma soprattutto è stato dal punto di vista
pubblico, una persona straordinaria. Credo che il suo valore come amministratore, come sindaco, sia riconosciuto da tutti, ed è stato riconosciuto, ahimè, in questo momento tristissimo, non solo da chi gli era vicino politicamente, ma anche dagli avversari politici. Questo è segno che veramente è stata una persona che ha lasciato un segno, a Borgaro sicuramente, per le cose fatte, per l'amministrazione che ha guidato, per le persone che ha aiutato, ma ha lasciato un segno anche fuori dai confini borgaresi. Questo gli fa onore, a lui lascia a tutti noi un bel ricordo, però ahimè lascia solo un ricordo. Dove c'era una persona, dove c'era un amico, dove c'era un consigliere, oggi c'è solo il ricordo. Dobbiamo farci bastare il ricordo, che in qualche modo può lenire la tristezza per la sua scomparsa. In chiusura di questa chiacchierata, i rumors cittadini la danno come prossimo ricandidato sindaco. Possiamo confermare questa rumors? Diciamo che ci sono tutti gli elementi perché si verifichi una mia ricandidatura, quindi sicuramente io non mi sottrarrò. Non è una decisione che spetta solo a me, ma è una decisione che spetta a tutto quanto il gruppo che con me ha governato la città in questi 5 anni. Come dicevo all'inizio di questa intervista, io sono orgoglioso delle persone che sono state insieme a me e hanno lavorato insieme a me. Credo che io gli debba molto in termini sia di lealtà, ed è anche una riconoscenza legata al sostegno che mi hanno dato dal primo all'ultimo giorno del mandato. Quindi la decisione non spetta solo a me, ma spetta a tutto quanto il gruppo. Credo che si vada in quella direzione, però, come dire, siamo ancora in una fase in cui stiamo ancora lavorando, ma stiamo lavorando non tanto per le elezioni, ma stiamo ancora lavorando per la città. Mancano ancora alcuni mesi alle elezioni, ci sono ancora alcune opere importanti che vogliamo portare a termine, e sappiamo che dobbiamo amministrare la città bene, come abbiamo fatto adesso, come abbiamo fatto in questi anni, fino all'ultimo giorno del mandato. In chiusura, se dovesse dare un voto, tipo una pagella calcistica, alla sua amministrazione, che voto darebbe? Ma io credo che potremmo prendere un voto molto alto, poi i voti li danno i cittadini, e sarebbe un po' come chiedere all'oste se è buono il suo vino. Però nel nostro caso credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro, e quindi se devo pensare a un voto direi 8. Per le cose fatte, per il rapporto instaurato con la città, per la semplicità con cui abbiamo affrontato questo mandato. Cioè, qui non abbiamo avuto un'amministrazione distante dai cittadini, ma soprattutto abbiamo avuto un'amministrazione vicina alla città e aperta alla città. Le persone questo lo sanno, credo che l'abbiano apprezzato, e per questo, al di là delle cose fatte, che forse sono ancora più importanti, però penso proprio al rapporto che abbiamo instaurato con le persone, che mi fa dire che il voto è molto alto. In chiusura, uno dei suoi, non voglio dire prediletti, ma persone più vicine, è stato Giuseppe Ponchione, capogruppo di maggioranza, al quale lei è molto legato. Guardi, inutile, potrei farci un'intervista, ne potevo fare una su Vincenzo e ne potrei fare un'altra su Giuseppe Ponchione, dedicata proprio alla persona. Beppe è stato utile, prezioso e vicino a noi in ogni momento. Ha avuto tanti pregi, forse il pregio principale è stato proprio la sua determinazione, la sua capacità nel cercare di risolvere tutti i problemi che gli venivano posti. Oggi era un punto di riferimento, e lo sarà ancora, anche se non sarà più in consiglio comunale, per la città. Oggi basta farsi un giro per Borgaro e sentire parlare bene di Beppe Ponchione è una cosa che capita a tutti gli angoli della città. Lo ha fatto e si è conquistato questa fiducia, questa stima, credo, proprio con il fare, cioè il suo modo di fare e la sua attività. Non c'è stato problema, credo, che gli sia stato posto, che lui non abbia cercato di risolvere, e in moltissimi casi non abbia risolto. Quindi questo fa sì che poi oggi la gente gli riconosca un ruolo importante. Lui, ahimè, per raggiunti i limiti d'età, ha deciso di lasciare, nel senso di non ricandidarsi. È una scelta comprensibile e difficile da accettare, perché, ribadisco, persone come lui non servono solo a Claudio Gambino, che fa il sindaco, sicuramente sono state molto utili, ma non è solo una questione di amministrazione, ma proprio credo che siano risorse e patrimonio della città. Ringraziamo il sindaco Claudio Gambino per questa gentile concessione e auguriamo una buona giornata a tutti. Grazie e buona giornata a tutti voi.